ci eravamo lasciati a Milano, era Boston contro Armani e c'erano Paolo Giuliani insieme a Jayla Ranaga che parlavano della viola. E adesso si festeggiano questi 50 anni, quante emozioni? Tantissime, bei tempi quelli con Jay e la viola qua a Reggio. No, ti dico, bellissima cosa, felicissimo di esserne parte. È qualcosa, insomma, la viola per me è stata qualcosa di speciale perché io ho iniziato a giocare la pallacanestro ad alto livello qua a Reggio. È la prima società che veramente ha creduto quando, uscito dal settore giovanile, ho avuto l'opportunità, insomma, di iniziare a giocare pallacanestro quella serie. Quindi non posso che portare un ricordo fantastico sia della squadra, del posto, degli amici, le persone. Sono tornato volentieri. Qual è il giocatore che hai visto con maggior curiosità tra tutti questi super atleti? Di quelli che ci siamo ritrovati oggi, ma non ce n'è uno in particolare, è stato bello veramente perché ognuno ha una storia particolare, perché in qualche maniera era legata al tuo passato, no? Da Ugo a Marco con cui ho giocato, ad Agostino, ma sia anche quelli che sono passati prima di me, perché li vedevi sempre, no, come le star di allora, quindi tutti hanno qualcosa da sviscerare, qualcosa da farmi tornare alla mente. Nella passata stagione il testimonial canoro dello Star Game fu Gammon, un cantante di musica hip hop, però in tanti non sanno che i giocatori di basket nella tua epoca parlavano musica, parlavano suono. Ci ricordiamo un tuo video con Jovanotti. Sì, diciamo che l'esperienza del video con Jovanotti è stata molto bella, nel senso che, Madonna, è passato un sacco di tempo, quindi lui era uno dei primi che voleva legare, insomma, la pallacanestro alla musica hip hop, pur lui facendo un genere molto particolare in Italia ed era già all'avanguardia allora. Allora, oggi Paolo Giuliani, lo sappiamo benissimo, è un procuratore, è un agente. Ci racconti Io Loser, com'è nato questo accordo? Allora, hai detto bene, faccio l'agente, lo faccio un po' da tanto tempo in questo momento. La mia passione rimane soprattutto la pallacanestro e mi piace rappresentare giocatori che si legano a me come persona, ma soprattutto che hanno un approccio, non voglio dire differente, però un approccio di particolare al nostro mondo. E Yon è un ragazzino che mi è sempre piaciuto, è un ragazzino, adesso comincia ad avere la sua età, però che negli ultimi 2 anni è cresciuto tantissimo. La viola lo ha visto crescere, la viola lo ha fatto crescere. Yon però ci ha messo anche del suo, tant'è da fare benissimo in nazionale, venire chiamato anche ieri allo Star Game di Lega 2. Sicuramente nel panorama cestistico italiano c'è bisogno di questi ragazzi giovani. Io rappresento Yon e rappresento altri che sono ottimi giocatori che possono diventare dei giocatori ad alto livello. Ecco, la caratteristica peculiare e importante per un giocatore è la voglia, il fatto di prendere l'allenamento, la partita, la stagione come una missione per raggiungere qualcosa di più l'anno successivo. Ecco, Yon ha questa luce, ha questa voglia di fare. Ci dicono che tu sei il migliore dal punto di vista tecnico e atletico dei reduci della viola, ci aspettiamo schiacciate e belle giocate. Mi dispiace che ti abbiano detto queste cose, mi tengo in forma con altro, faccio altro, però ci tenevo a essere presente anche solo per 5 minuti, 10 minuti, a corricchiare con gli amici, ci tenevo ad esserci.